Nessuna incompatibilità tra gay e forze armate, nessuna preclusione, lo dichiara il ministro della Difesa Ignazio La Russa, impegnato in un vertice di Istanbul. Soprattutto ora afferma il ministro che c'è un servizio militare volontario. Se qualche problema poteva essere sollevato in passato, quando la leva era obbligatoria, adesso questo argomento non può neanche essere posto, ammesso che mai abbia trovato ascolto. E aggiunge ancora, mai ricevute segnalazioni da parte di gay in uniforme su discriminazioni. Esattamente all'opposto di quanto accade in Brasile, il capitano dell'esercito brasiliano ha ribadito con parole durissime la sua contrarietà all'arruolamento di omosessuali. La loro situazione non è compatibile con il lavoro nelle forze armate, ha detto, come riferisce il quotidiano spagnolo El País. Le truppe non obbediscono a individui di questo tipo perché gli omosessuali non infondono rispetto ai soldati e per questo sarebbe meglio che trovassero lavoro in un altro settore. In Italia sono anni che gli omosessuali possono appartenere alla Polizia di Stato, afferma ancora La Russa. Il problema semmai sono i propri pregiudizi, che dovranno col tempo cadere. Da anni infatti negli altri paesi gli omosessuali possono entrare nelle forze armate senza più problema. Aurelio Mancuso, presidente nazionale dell'Arcigay, commenta con soddisfazione le parole del ministro della Difesa sui gay e le lesbiche in uniforme. La pratica omosessuale e la ostentata e dichiarata omosessualità impediscono l'amministrazione della comunione, secondo quanto dice la Chiesa, e nessuno sicuramente è in grado di contraddire questo precetto. Lo afferma il vescovo emerito di Pistoia, Monsignor Simone Scatizzi, in una dichiarazione pubblicata su Pontifex. In ogni caso, continua, con gli omosessuali è necessario usare delicatezza e misericordia, e alla fine il giudice ultimo è Dio. Pertanto, sulla terra, nessuno è autorizzato ad emettere sentenze. Certo, se si presentano davanti a me, non posso dire di no, non per buonismo, ma perché non so se questi possono essersi confessati, pentiti o aver cambiato vita. Il principio generale è che la conclamata, ostentata e praticata omosessualità è un peccato, che esclude dalla comunione. Il vescovo ricorda che anche le persone divorziate e i conviventi sine uxorio, quindi non sposati, sono esclusi dalla comunione. A soli 70 km da Milano si trova Lugano, lussureggiante città del Canton Ticino. Nella Svizzera cattolica e bacchettona, le coppie omosessuali godono degli stessi diritti delle coppie eterosessuali e possono contrarre matrimonio civile. A tal proposito, mi permetto di segnalarvi la Gothic Sauna, una sauna gay estremamente elegante ma dal prezzo contenuto, 30 franchi, ovvero 20 euro. All'interno della Gothic Sauna è presente una guest house, ovvero alcune camere dove poter soggiornare. La sauna si trova a Massagno, in via del Vicolo Vecchio 3, a pochi passi dalla centralissima stazione di Lugano. È aperta tutti i giorni, dalla domenica al giovedì con orario 14:23, mentre venerdì, sabato e festivi dalle 14 alle 1. Molti gli appuntamenti di questo weekend e non solo. Partiamo da venerdì a Siena con il Masquerada Party nel cortile del comune in Piazza del Campo. Ci spostiamo a Perugia, sempre venerdì alle 12 c'è il Consiglio Nazionale dell'Arcigay e dalle 23 la serata Dancing Queer al Tucandela. A Torre del Lago al Mamma Mia, terza serata di Mamma 10 e Lode con il tema Carioca Carnaval, con Angel David, Regina Miami e Riccardo DJ in console. Passiamo a sabato 13 febbraio a Firenze, al Fairy Gold. C'è il Fairy Crazy Party Tonight, ospite Manuela Catullo. Sempre a Firenze, ma questa volta al Tabasco Disco, c'è il concorso Carnival Party con le Luxury Drag. Mentre alla discoteca Hub di Lucca, sabato sera continua il carnevale con Super Heroes. Veniamo a domenica, ci spostiamo a Grosseto, dove alle ore 18 in Piazza Duomo c'è la manifestazione L'amore oltretutto, un modo per affermare il diritto all'amore per tutti. A Firenze, allo Yag Bar, serata con le Toys Girls, le apprendiste drag queen e le loro performance dal vivo. E visto che è carnevale, il 16, il martedì grasso, sempre allo Yag Bar c'è Carnival Party, con la premiazione per la miglior maschera e la miglior drag queen. È davvero tutto, buon divertimento!
Per quanto riguarda gli eventi teatrali di questo fine settimana, consigliamo a Firenze venerdì sera al Teatro Verdi Ho appena 50 anni e ballo il Sirtaki con Raffaele Paganini, Emanuela Bianchini e Simona De Nittis. Uno spettacolo che dà un occhio al passato per proiettarsi con fiducia ed entusiasmo verso il futuro. Danze corali, intensi assolo e spettacolari passi a due. Le musiche vanno dai grandi compositori classici a quelle contemporanee per finire con il pirotecnico Sirtaki. Uno spettacolo nato per regalare al pubblico grande danza e grandi emozioni. Sempre a Firenze, mercoledì 17 al Sassol, ci sarà Promemoria. 15 anni di storia italiana ai confini della realtà, si sviluppa in sette quadri narrati da Marco Travaglio e intervallati da musiche eseguite dal vivo da Valentino Corvino e Fabrizio Puglisi. Al Teatro Fabricone di Prato, fino al 14, va in scena Candido, viaggio tragicomico nel migliore dei mondi possibili, adattamento teatrale del romanzo di Voltaire. Il pubblico sarà seguito e accompagnato in questa piacevole avventura dagli attori che con maschere, invenzioni sceniche e marionette interpreteranno il loro ruolo per ribadire ancora una volta che il teatro è illusione, coinvolgimento e partecipazione. La compagnia Guelfi e Ghibellini è lieta di presentarvi lo spettacolo Ogni anno punto e a capo, per la regia di Irma De Rosa con Alessandro Quamdancarlo, Luciano Pappagallo e Davide Scarlatti. Serie di atti unici brillantissimi di Edoardo De Filippo ed altri autori. Le prossime rappresentazioni potrete vederle sabato 13 febbraio, presso il Teatro del Vivaio di Incisa Valdarno alle ore 21, oppure domenica 21 febbraio presso il Teatro Il Faro in via Paoletti 36 a Firenze in zona Rifredi alle ore 16:15. Pensava che dopo il CD di Leone di Lernia e Arisa le avesse viste tutte, si sbagliava. Uscirà infatti il 16 febbraio, giorno in cui inizierà pure Sanremo, il primo CD di cover della nostra Vacconella. Il disco uscirà insieme a TV Sorrisi e Canzoni e conterrà hit come Le tagliatelle di Nonna Pina, Chissà se va, Quelli belli come noi, Zoom Zoom Zoom, Il coccodrillo come fa e Disco Bambina. Un misto trash fra Zecchino d'Oro e sfrociate come La Carrà, Eder Parisi e Loretta Goggi. Già me l'immagino quest'estate al Mamma Mia, della serie Come rovinarsi la carriera.